Mi sento di poter dire che il progetto, grazie ovviamente al lavoro dei colleghi dell'Università di Genova, ma anche un po' come l'abbiamo progettato, e qui voglio anche un po' ringraziare, perché chi ci seguirà poi in video, anche quelle 40 scuole che inizialmente con noi hanno fatto il primo gruppo di lavoro, quindi abbiamo pensato insieme la scheda innovazione, questo strumento di cui parliamo che non è freddo, non è calato dall'alto, ma l'abbiamo fatto insieme. E questo momento a giugno, mi rendo ancora più conto, ora che siamo tutti qua, quanto fosse importante mantenerlo, perché abbiamo proprio questo periodo estivo che ci permette di fermarci e di fare quei 2 mesi di operazioni di progetto che erano necessarie, cioè quelle fisiche, le operazioni, rimodulare la scheda innovazione, quindi aggiornare gli strumenti, perfezionarli, per poter dare poi a fine anno, rispetto a quello che hanno detto i colleghi, alle suggestioni, alle indicazioni che sia Angela Sugliano che Davide Parmigiani ci hanno così ben e anche facilmente portato, perché a volte il lavoro dell'università diciamo, può sembrare teorico, ma in questo caso noi l'abbiamo declinato nella concretezza, perché questi sono i vostri progetti e soprattutto tutti i dati che noi abbiamo visto aggregati, lo ribadisco, in maniera clusterizzata, sono invece per noi nomi, persone. E sono attività vere, quindi abbiamo l'opportunità con i progetti che poi verranno inviati anche ad ognuno. Noi sappiamo per ogni scuola il nome e il cuore di tutte le attività, quindi questo ha un valore. Allora, rapidamente le prossime attività. Ci siamo visti oggi che è giugno, perché dobbiamo arrivare a fine anno e vogliamo mantenere gli impegni anche questa volta. Quindi aggiorneremo la scheda innovazione per ottenere tutte le cose che ci siamo detti sono necessarie. Faremo un'evoluzione applicativa, quindi Regione Liguria, tramite Liguria Digitale, che siamo noi, la parte informatica, cioè sono i miei colleghi che poi adesso un po' vi ripresenterò. Faremo questa miglioria e questa evoluzione proprio dell'osservatorio, proprio per permettere quello che diceva Angela, di fare in modo che la scuola non solo inserisca il proprio progetto, lo veda, veda quello degli altri e i cittadini, i genitori, tutti possono vedere i progetti, ma immediatamente abbia mappata su questa famosa scheda che, diciamo semplificando, ma come sempre i sinottici danno il senso di quello che si fa, perché quando i dati vengono visti nell'insieme assumono un valore. Permetterà ad ogni scuola di sapere dove si va e quindi progettare davvero, e quindi è questo che ci volevamo dare come progetto, darvi un aiuto, dare un aiuto iniziale. Quindi andiamo avanti, faremo appunto degli incrementi sul sito, comunità di pratica perché il progetto lo proporrà, ci sarà una seconda fase, quindi ad ottobre, quindi vedete non potevamo farlo in un altro momento se non ora, questo momento di valutazione. Ripopolare l'osservatorio, cioè andare avanti nel popolamento dell'osservatorio con anche appunto i colleghi dell'IFP, con le nuove scuole, ma soprattutto poter poi avere un momento di confronto rispetto ai dati che avevamo visto adesso. Quindi, detto questo, che sono un po', diciamo, le cose pratiche, passiamo al cuore della prossima azione, che sono i laboratori territoriali. Ora, io qui voglio anche fare un commento che ci siamo detti a volte anche col dottor Scarrone, col quale io sono veramente molto felice, lavoriamo insieme, io sto dei giorni, la mia settimana si divide un po' agli Erzelli insieme ai colleghi tecnici di Liguria Digitale e un po' presso il settore per appunto coordinarci insieme per tutte le attività, e devo dire questo progetto ha dato anche il valore di quanto sia importante coordinarci. Nelle slide precedenti io sono andata un po' veloce, ma stiamo parlando di coordinare più settori, il settore dell'istruzione, il settore dell'informatica, l'Università di Genova, i colleghi dell'ufficio scolastico, il MIUR, insomma, quindi comunque tenere dietro a tutte queste cose non è poco. Adesso avremo diciamo, la seconda parte del progetto, che è quella di altri investimenti concreti, perché mi piace dire che questo progetto in 6 mesi ha portato avanti attività senza che sia stato dato nulla alle scuole poi di risorse economiche. Ci abbiamo un po' invertito il paradigma, che di solito sono bandi, sono investimenti, ma questo è stato proprio un investimento di risorse umane, di qualità e di partecipazione. Ed è per questo che possiamo essere qua in tempo oggi e portare avanti nei tempi e nei modi che ci eravamo
detti. Quindi questo io voglio anche ringraziare tutta Regione, tutti i colleghi e soprattutto, lo dico visto che poi saremo registrati, tutte le scuole che veramente hanno partecipato, perché è stata un'operazione nuova, mi sento di dire, per Regione. Io ho tanti anni che lavoro nell'ente, quindi... Allora, laboratori territoriali, come ha detto l'assessore, la scuola è stato il primo degli interventi di digitalizzazione diffusa. Regione Liguria ha scelto, pur non avendo nell'agenda digitale la scuola digitale, perché voi sapete bene che il governo su tante regioni ha erogato a sé finanziamenti con il POM per la scuola, Regione Liguria ha trovato una sinergia con... tra il Dipartimento, l'assessore Ilaria Cavo e il Dipartimento dello Sviluppo Economico, per utilizzare questi fondi e per fare i laboratori territoriali. I laboratori territoriali saranno degli investimenti concreti, quindi spazi attrezzati sul territorio, dove la scuola è protagonista di questa azione insieme ai comuni. Quindi l'attività che dovranno svolgere questi ambienti, che saranno svolte in questi ambienti, diciamo una scuola aperta, sono proprio scuola e comune. Quindi collegamento al territorio, quel collegamento che abbiamo visto ancora manca, ed è anche un bene, perché tutto sommato se l'azione era questa, è bene che andiamo a colmare quello che manca. Quello che avevo detto all'inizio, cioè questo progetto, oltre a dare alle scuole, dà anche all'amministrazione, dà indicazioni mirate, puntuali, proprio per poter spendere bene gli investimenti, e mi sembra un buon risultato. Cosa sono? L'abbiamo già detto, quindi a livello fisico, visto che siamo in informatica, a livello fisico sono spazi attrezzati, a livello logico sono luoghi di innovazione, dove si può fare attività della scuola e dove ci sarà un tempo dove invece si potranno fare attività con i comuni, con le associazioni, mi viene in mente l'alfabetizzazione degli adulti, la formazione professionale, l'integrazione per l'immigrazione, la protezione civile e corsi di formazione e via così, insomma sapete meglio di me tutte le cose che fa la scuola. Come si realizzano? Allora, in realtà non sarà proprio un bando, diciamo, perché volevamo evitare alle scuole l'incubo dei bandi dopo quello che state vivendo con i PON, che per fortuna che ci sono, perché sono fondi e benedetto che arrivino, però erano faticosi. Per noi questo progetto sarà molto più semplice, nel senso che dovremo rispettare dei criteri, che sono sostanzialmente tre: una collaborazione scuola-comune, questa sarà una condizione assolutamente necessaria, preferibilmente reti di scuole, e quindi andremo un po' a cercare quelle reti che dobbiamo implementare sul sistema dell'osservatorio. Dovrà essere garantita una manutenzione tecnologica dai beneficiari di queste infrastrutture, perché ovviamente è un investimento pubblico e soprattutto un investimento por FESR. Quindi ci sono degli obblighi di legge che vanno rispettati, perché poi verrà un monitore e verranno controllati. È una gestione coordinata degli spazi, perché in qualche maniera se io scuola e il comune facciamo un progetto, dobbiamo poi anche fare in modo che sia fruibile, accessibile anche ai cittadini o comunque ai genitori, a chiunque voglia partecipare. Come si partecipa? Allora, sarà inviata, molto facile, non un bando, si partecipa solo a livello progettuale, nel senso che vi verrà inviato singolarmente, perché come abbiamo detto abbiamo mail precise di tutti, nominativi eccetera, verrà inviata una manifestazione, un layout, un template dove voi potrete seguire, diciamo, un'indicazione che sostanzialmente è quella che avete già fatto tante volte con i bandi del PON, quindi rispondete al progetto, vari attributi, ma soprattutto devono essere... Dovrete dire sostanzialmente quali attività, quali progetti innovativi pensate di svolgere in questo laboratorio, un piano di sostenibilità, quello che ci siamo detti prima, e anche molto qualificante un'ipotesi di apertura e gestione per attività di altri portatori di interesse. Questo cosa vuol dire? Che ci vediamo oggi a giugno, queste cose andremo a vederle poi a ottobre, diciamo le vostre risposte dovranno arrivare in più o meno ottobre, novembre, insomma in quel periodo dobbiamo chiudere entro l'anno per avere l'elenco, e voi avete già il tempo quindi adesso di poter capire quali sono le sinergie da attuare, specialmente con i vostri comuni. Faremo, e qua lo dico perché do anche una news, nel senso che siccome siamo digitalizzazione diffusa,
Regione Liguria e Liguria Digitale con altri progetti faranno la stessa cosa, cioè copieremo il modello, verrà copiato il modello di governance della scuola, perché ha funzionato e è piaciuto e comunque in questo momento sembra lo strumento ideale per fare la stessa azione che abbiamo fatto sulle scuole, che sono 199 ad oggi, arriveremo a 210-220, sui 235 comuni, quindi l'azione che stiamo facendo sulla scuola verrà portata anche sui comuni, però noi puntiamo sulla scuola perché le energie buone ce l'ha la scuola e la scuola sa cosa deve fare per portare avanti, quindi andate dai vostri sindaci, dai comuni, dai vostri assessori e diciamo sproniamoli a poter scrivere insieme il progetto. Quindi tendenzialmente ci saranno, abbiamo detto grosso modo, due tipologie, gli investimenti sono 200.000 euro, iniziali sono questi, poi come avete sentito l'assessore ha già dato altre buone indicazioni e quindi se facciamo bene ora ne avremo degli altri, mi viene da dire. Tendenzialmente saranno due tipologie, una più di base di alfabetizzazione diciamo digitale, vedremo poi anche le aree territoriali su cui si impatterà e il secondo, non abbiamo voluto mettere un Fab Lab perché era troppo avanti, però diciamo il Make, l'Industria 4.0 e via così. Partiamo sicuramente da 5 laboratori territoriali, cioè almeno uno per ogni area geografica della Liguria, che sono tendenzialmente come le ASL, no? Le 4 province più il Tiguglio, e dati gli investimenti potremo arrivare a 20, secondo quei criteri di selezione che ci siamo dati prima. La modalità di selezione, una volta che arriveranno i progetti, sarà fatta ovviamente da Regione Liguria, perché valutando la ripartizione territoriale, la valutazione degli altri progetti, perché Regione Liguria non ha solo la scuola per capire quel territorio, che tipo di bisogno e che impatto deve ricevere. Ci sono altri progetti, adesso ve li faremo vedere, dove comunque Regione Liguria ha tantissimi indicatori da altre competenze che le danno un'idea di dove deve andare ad investire. E ovviamente l'altra modalità di selezione sarà la compatibilità del fondo. Noi dobbiamo fare investimenti infrastrutturali, dobbiamo comprare cose. Poi ovviamente nelle cose si compra anche la formazione, l'avviamento, lo start-up, quello ci penseranno il progetto, ci penserà il digital team, però la formazione... Abbiamo avuto appunto oggi questa importante indicazione che ci sarà, che c'è la volontà di Regione Liguria di trovare i fondi, gli FSE famosi, per un'altra cosa. Quindi ci dobbiamo vedere a dicembre nell'evento finale, quello conclusivo che cercheremo di fare in maniera molto allargata, dove daremo l'elenco di questi laboratori, speriamo che siano 20, comunque insomma cercheremo di farne il più possibile e li realizzeremo nel primo semestre del 2018. Quindi come vedete i tempi sono stretti, però il ritmo che abbiamo tenuto per ora ha funzionato, quindi noi cerchiamo di tenerlo e ci sfidiamo ad arrivare in fondo. Ora vorrei riportare... No, ecco, volevo solo fare ora il passaggio sulle sinergie dei progetti, già che ne ho parlato, poi torno indietro. Quello che dicevo era un po' questo, la digitalizzazione diffusa, la scuola come motore, primo progetto, si è in qualche maniera rapportata con questi 4 progetti, con tutti, ma soprattutto con questi 4 progetti regionali, che sono la banda ultralarga, il marketing territoriale, Liguria Wi-Fi e Open Maps Liguria. Allora, con l'occasione che siamo qua oggi, io vorrei cogliere appunto questa opportunità per chiamare la collega di Liguria Digitale, Francesca Castagnola, che è diciamo un po' la mia paritetica sul progetto di Open Maps, e renderci conto di come abbiamo già capito e progettato un'azione sinergica fra vari progetti della regione, in particolare questo di Open Maps, che ora lei vi racconta brevemente e di cui vi diamo anche già l'invito per settembre, perché ci sarà un grosso evento regionale, poi tu dirai. Ma soprattutto abbiamo capito che lavorando insieme, e quindi questa è la grande opportunità che Regione Liguria ci permette di fare sui progetti strategici, troviamo tante occasioni e tante opportunità. E qui ne abbiamo già una per la scuola che adesso appunto Francesca Castagnola ci illustra. Grazie.